Ciao a tutti ragazzi, bentornati e benvenuti sul mio canale. Se siete nuovi andatevi a iscrivere. Sono Titus in Fabula e siamo qui con Monster Hunter Rise versione PS5. Allora, abbiamo un po' di quest da fare, quattro mostri principalmente. Quattro quest in realtà, ma faremo quattro mostri diversi giusto per diversificare un po'. Ma quest'uomo vuole una foto di una lucerto pietra. Si immagino quanto sei anche un cacciatore, cioè vergognati. E ci dà altri insetti, maxi insetto filo, quindi cercheremo una. allora abbiamo, partiamo col tetranodon, va benissimo, mangio e ci vediamo lì se ci sarà il video. È una rana tartaruga da sumo, tetranodon. Ok, siamo alle isole ghiacciate, pensavo fossimo alle rovine sacre. Allora, prendiamo queste. Ah, è qua vicino, perfetto. Ricordiamoci le lucerto pietre. Che non so dove trovare in realtà. Ah, cos'era? Aspetta. Ho visto. Me lo sono immaginato. No, c'è un rospo qua in mezzo. Ecco qua. E possiamo prenderlo, mettercelo qui. Poi andare di soppiatto davanti al tetranodon. Allontanarci. Riavvelenarlo. Sarà stata utile questa cosa? Qualche dubbio ce l'ho. Sì. L'altro non c'è ancora detto. Siamo arrivati a 3 stelle, sì. Non c'è ancora detto niente dell'abilità scambio. So che alcune, che so, mi ricordo, alcune si sbloccano all'A-Rank. Il grado alto, però proprio quelle base ne sono 3 per ogni arma, quindi se vediamo. Imbalzare al momento sbagliato, l'hai fatto. Molto bello l'effetto del, della specie di muschio bagnato, si vede che è bagnato, tra l'altro questo freddo. Ok. Perché ci ha attaccato? Cosa ci ha attaccato al naso? Si è rotto un pezzo, peraltro. Se ne è rotto un altro. Okay. 21. Attacco di queste armi. Ah, imbarazzante. Ho sbloccato, o meglio, abbiamo sbloccato l'altra volta dei nuovi alberi delle armi. Di armi che non c'erano, di mostri che non c'erano, più che altro, tipo il tetranodon. E si è anche ampliato l'albero, quindi è più lungo. Non ho potuto fare niente. Iniziamo a essere nella fase che le armi te le devi sudare. Urca! Ecco, forse è fatta di anime. Oggetto punti. Ma è possibile che io questa cosa... Aiuto! Non l'ho mai trovata su Rise base. Con 150 ore di Rise su Switch non l'ho mai beccata. Le altre 150 di Sunbreak, può essere.
Ok, ok. Aiuto, aiuto, aiuto. Mamma mia. La potenza di queste armi è veramente imbarazzante. Ok, Koto, e lo recupero. Allora, in questo video faremo il Tetranodon e probabilmente un altro mostro, e poi nel prossimo video gli altri due, così cerco di tenerveli magari un po' più corti. Ah, occhio alle lucertole. Magari li faccio un pelo più corti a sto giro, perché farli tutti e quattro verrebbe fuori un video lunghissimo. Fatemi sapere se... Eccola, fermi tutti. Se vi interessano i video più lunghi o più corti. Allora, come... Azzumiamo così. Lucerto pietra o era una lucerto scaglia? Adesso ho il dubbio. Non ha funzionato. Ok, perché ci ha messo così tanto? Sì, richiesta completata, perfetto. Se abbiamo altri insetto filo, se vi serve per quella missione, aia, la trovate sopra lì. Quindi alla fine non vi ho tagliato il fatto che andavo a cercare il tetranodon. Ma cosa si mangia da questo terra? Avocado. A parte che con la testa così mezza spaccata sembra un fate. No. Niente. Uccidiamo un remombra random, che non c'entra mai niente, poveretto. Cioè, lasciami prendere i pezzi. Calma, ok. Ma lisciato, incredibile. Au. Anche perché immagino che questi mostri... Allora, non sono super impegnativi, Però non dovrebbero neanche morire in 5 minuti come i drambaggi, probabilmente dureranno un po' di più. Ah, maledizione. Finisce proprio sotto la pancia. Ma... Mi sembrano ancora più deboli di come li ricordavo, però... Probabilmente mi sbaglio, è su Sambre, che i mostri sono molto più tosti. Sono molto veloci su Sambre. Ah no, un'altra sfera. Allora, chiaramente sono stato super fortunato oggi, o non ci ho mai fatto caso a questa cosa. Ho sbagliato pulsante. E comunque con le mosse base il gioco è molto più... difficile? Mi sembra un po' imbarazzante dire difficile, però le mosse, le abilità scambio sono molto più potenti. Mangia provocato, sì. Citrioli, sono citrioli, mangia code di Devil Joe, questo è per pochissimi. No dai, chi ha giocato a World se lo ricorda benissimo il Devil Joe. Pensavo di essermi levitato. Sa che cambieremo arma, perché questa a livello di acutezza fa proprio pena. Allora, caro mio, ti porto, guarda, in questo vicoletto. Mamma, ti faccio fare un po' avanti e indietro. Basta. Devo vedere se devo disattivarlo io il tutorial. Commenti di Utushi. Ok. Beh, non sarà durato 5 minuti, sarà durati 6, però. Ok, questo era il nostro amico Tetranodon. Ci vediamo? Allora, se a Kamura non ci dice niente nessuno, no, dobbiamo parlare col tipo. Niente, ci vediamo. Ci vediamo a Kamura, che vediamo il tizio che ci dà altri insetti filo. Se ci dice solo quello non ve lo faccio vedere, ci vediamo direttamente dal Barrot, penso. Altrimenti vediamo cosa ci dice, se c'è qualcosa, qualcuno che vuole qualcosa. Però quest'arma è da cambiare, buona, però è da cambiare. Ci vediamo tra poco. Ok, eccoci qua, ci sarà il doppio video probabilmente.
perché è la prima volta che veniamo qua, in effetti. Ok, esatto. Ma no. Ed ecco il nostro amico Parr, direttamente da Monster Hunter 3. Si fa sempre lo stesso, poveretto. Ma no. Eccoci qua nelle piane sabbiose. Cambiato arma. Questa arma è stupenda, peraltro guardate i riflessi di luce, spettacolare. Dovrebbe avere un pelo di acutezza in più, a 5% di affinità. Ma quale dei due sarà il Barrot? Ma il tizio della foto ci ha dato ben 8 maxi insetto filo. Queste cosa sono? Fragole. Ah, piccola nota, le piane sabbiose, queste piane sabbiose dove siamo in questo momento, sono una mappa di Monster Hunter 3, ovviamente riadattata, risistemata e completamente esplorabile. È abbastanza difficile notare che sia la stessa mappa. Sarà quello là sotto o sarà quello di là? Vediamo, senza spoiler. Sento camminare ma non lo vedo. No, questo è un Kulu Yaku. Niente spoiler perché tanto lo sapevamo. Devo salire di qua. E è stata risistemata tutta, rifatta tutta, per adattarla un po' al nuovo stile di gioco, per essere completamente esplorabile. E come stavo dicendo prima, non si vedono alcuni dettagli, cioè, non al primo impatto, al primo colpo d'occhio non è che si riconosce subito, ma facendo caso alle zone, ad alcuni dettagli eccetera, si vede che mi dai un secondo, ah questi ci servono, mi dai un secondo che prendo questo, grazie. Si vede che è la stessa mappa ed è molto bello questo upgrade che è stato fatto. Ah. E qua che a furia di 3 di attacco, di danno, riusciremo a ucciderti. Ce n'è un'altra di zona fatta in questo modo. Altre due in realtà. Questo Monster Hunter Rise prende a... a braccia piene molte cose della terza generazione. Dal Barrot l'abbiamo visto anche su World, però le zone, oh, scusate, ho dato una botta al microfono, le zone, alcuni mostri tipo il Ludroth reale ce l'eravamo perso dalla terza generazione. E rimbalziamo, mangia lui. È il Barrot Mena, eh? Beh, fatemi sapere se volete vedere anche i mostri... Lo so. I mostri extra, ad esempio... Noi ne abbiamo... 4 da uccidere adesso, quindi Tetranodon... Barrot, Kulu Yaku... E l'utro treale, ma c'è anche il Gran Vrogi, quindi uno tra il Kulu Yaku e il Gran Vrogi lo salteremo. Fatemi sapere quale volete vedere, anche se penso che ora che pubblico il video l'avrò già fatto.
E se vi interessa anche vedere i mostri che salteremo, è vero che probabilmente li possiamo rivedere nel grado, non nel grado maestro, ma nei mostri di alto grado. Perché ad esempio il Ketsu c'è solo come quest secondaria, cioè a parte dalla storia, ce l'avevamo a 2 stelle. Non so bene come. Ah, per un pelo. Come fare? Fatemelo sapere. Non vorrei neanche mettervi missioni di mostri che di cui non ve ne frega niente in realtà. O che non c'entrano con la storia. Se sentite il rumore, è il gatto che ha deciso di venire a farsi l'unghie qua. E non mi sembra proprio caso, vero? Di farsi le unghie mentre registro. Allora, andiamo a recuperare, tanto siamo qua vicini. Si vede un po' la struttura dei vecchi Monster Hunter con i lunghi corridoi che portano da una zona all'altra. Questo Barot è bellissimo. È il primo mostro che riesce a comparare effettivamente con Ward. E ti rendi conto che a modello poligonale, ma dove è andato? Quelli di Ward credo siano eccezionali, però a livello di texture sono fatti veramente bene. E anche proprio gli effetti. Ma cosa stiamo facendo? Cioè ti dà l'idea di essere, fermati, di essere umido di fango. Molto belli gli effetti. E niente, passiamo la quest a guardare io che corro. Lì sta mostri piccoli a giornata. Ok. Che corro dietro al Barot che ha deciso di girare il mondo. Niente, facciamo sbloccare le zone della mappa ancora oscurate dalla nebbia. Ah, sono qua a picchiarsi fra di loro. Esistono le dispute territoriali come in World, ma non so se è una cosa che... Ma cosa c'ha sto Barot che passeggia? A me capitano veramente molto molto raramente. Tanto che di alcune non l'ho neanche mai viste. Cerco di fargli più danni possibili perché ho l'impressione di non fargli niente. Allora, il culo Yaku è... Intanto recupero robe perché in questo momento mi serve tutto. Dovrebbe fare danni. Oh. Questa è stata una bella fregatura, cavolo. Quello spaccarmi a vuoto non ci voleva, aiuto. Allora, recuperiamo vita che siamo un po' più tranquilli. Ti rimbalzo sempre nei momenti sbagliati. No, non ha funzionato. Potremmo provare a tagliargli la coda, Non credo si riesca. Però gli facciamo discreto danno sulla coda, Potrebbe essere un'idea. Fermati un secondo. Ok, se mi sentite parlare meno che sto cercando di capire come non morire. Au.
Guarda, sono un po' preoccupato dal quanto poco danno gli facciamo. Cioè che stiamo andando un po' oltre le nostre capacità proprio tecniche di attacco, perché. Aia. Dai, Barrot con la potenza gialla. Improponibile. Anche se Sword era messo tra i nostri proprio base. Ma già su Monster Hunter 3 era, se non sbaglio, proprio 3 stelle. Tanco. Anzi, sta morendo. Così dice il nostro Felin e noi ci fidiamo. E infatti. Lo so, adesso potiamo. Però se facciamo la combo spirito. Aia. Non abbiamo problemi di rimbalzi con la combo spirito. Ora se riusciamo a fargli uno spacchetto. Pensavo di averlo lisciato, cioè mi stavo preoccupando tantissimo. Ah, questo nuovo tipo di spacchelmi a me proprio non va giù. Non riesco a farlo come vorrei. Non sono mai riuscito a fare come. Vedi. Come vorrei lo spacchelmi, neanche. Aia! Yeah. Neanche su Word. Ma qui faccio ancora più fatica, tanto che. Il Sambre che l'ho levato. Aia. Yeah. E niente. Questa caccia è il festival dell'imbarazzo, incredibile. Siamo riusciti! Yay. Aspetta, magari da fermo riesco a farti uno spotelli. Hai visto? È il primo mostro che ci scappa perché non riusciamo a prenderlo. Allora, recupero questo. Coto e vado a prenderlo, ci vediamo lì. Ok, eccoci. No, ma la mia stamina sta bene. Ehi, agiti, che fai così. Vieni fuori e muori da mostro. Mamma mia, siamo messi malissimo con la vita. Questa cosa non si deve fare, cioè rimanere con poca vita. Pensavo di essere morto. Rimanere con poca vita con un mostro morente, perché dici tanto è quasi morto, il 90% delle volte ci lasci le penne. Comunque, Barrot fatto. Torniamo a Kamura. Non ci vorrà parlare nessuno. Controllo un attimo le armi, ma penso che non possiamo fare niente. Ci vediamo con Ludrot Reale. No, in realtà no, ci vediamo nel prossimo episodio, perché non ci sta, quindi adesso vediamo se c'è qualcosa, ci vediamo Kamura e ci salutiamo. Eccoci, siamo tornati a Kamura e stranamente siamo davanti a Fugen, non so perché. Allora, la furia si avvicina. Ok, abbiamo la missione furia di già. Certo, ma noi siamo sempre al centro. Guarda, il nostro Titus II è anziano, ha vissuto su Kokoto 20 anni fa. Di no, respingi la calamità per difendere il futuro villaggio, ok. Quindi abbiamo. Ma c'è qualcosa che non mi quadra, dovevamo fare 4 missioni, ne abbiamo fatte solo 2. Cosa ci dice Noah? È arrivata una missione urgente per fermare la furia. Ok, vieni anche tu, perfetto. No, le missioni furia non mi piacciono. Vorremmo difendere Kamura da orde di mostri dentro una fortezza. Ok, ma scusa, ma qua sono 2 su 4, quindi probabilmente abbiamo la missione urgente, poi abbiamo le altre 2 e qualcos'altro. Immagino. La furia sta arrivando, quindi a questo punto
Noi ci salutiamo con questo episodio e cerchiamo di farlo rimanere il più corto possibile. Nel prossimo andiamo a fare la furia. Due orde, dimensione piccola. Penso sia una sorta di furia di addestramento. Non me la ricordavo neanche questa cosa. Missione di villaggio urgente 3 stelle, sì. C'è qualcosa che non mi torna. Dai, ci vediamo nel prossimo episodio. Mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un commento e un like, così vediamo anche come far andare avanti la serie. E buona caccia a tutti da Titus in Fabula.